Ho depositato un ordine del giorno per ottenere l'assunzione diretta a tempo indeterminato di 125 lavoratori della ASST della provincia di Pavia. Inoltre un ordine del giorno per chiedere l'apertura di un punto vendita in centro a Milano per promuovere le eccellenze di Regione Lombardia e non solo dal punto di vista enogastronomico ma anche dal punto di vista del turismo. Assunzioni dirette del personale sociosanitario per combattere il precariato e garantire una migliore assistenza. Più fondi per i disabili gravi e gravissimi e più fondi per garantire la continuità alla loro assistenza. Dobbiamo spostare finanziamenti dagli ospedali privati agli ospedali pubblici e dobbiamo destinare una quota del payback farmaceutico per la riduzione delle liste e dei tempi d'attesa. Abbiamo chiesto 15 milioni di euro in più per il trasporto pubblico locale, 5 milioni di euro per 3 anni, per gli autobus che soprattutto devono andare nelle zone montuose e di campagna per recuperare i nostri cittadini e i nostri pendolari. Investiamo nel trasporto pubblico locale e garantiamo un servizio migliore ai cittadini lombardi. Abbiamo già ottenuto politiche plastic free nelle mense pubbliche, ora chiediamo risorse per poterle attuare. Inoltre chiediamo risorse per poter intervenire sulla rete stradale, sulle strade della provincia di Milano e metterle in sicurezza. Abbiamo a cuore la salute dei nostri cittadini e soprattutto il rispetto dell'ambiente. In Regione Lombardia viene stoccato il 40% del gas naturale a livello nazionale e non esistono controlli su queste emissioni. In Regione Lombardia esistono 5 impianti di stoccaggio e abbiamo chiesto un impegno a Regione Lombardia affinché vengano eseguiti dei controlli aria, acqua e terra di queste emissioni di gas che vengono perse durante le fasi di esercizio. Inoltre abbiamo chiesto a Regione Lombardia dei fondi per favorire tutte quelle associazioni che recuperano le sedie a rotelle inutilizzate, in modo tale da poterle rimettere in sesto e poterle dare a persone disabili che non hanno possibilità economica, oppure con le opportune modifiche metterle a disposizione di tutte le persone che vogliono utilizzare per praticare un'attività sportiva. Quest'anno ho presentato emendamenti dedicate ad alcune situazioni ben specifiche, in particolar modo per dar seguito e attuazione ad una mozione che avevo già presentato a marzo di quest'anno e che era stata approvata all'unanimità in consiglio. Ho chiesto che in 2 anni vengano stanziati 750.000 euro per quelle associazioni che operano per il contrasto alla violenza sulle donne e l'assistenza delle donne vittime di violenza, che vogliano aprire o ingrandire case rifugio e centri antiviolenza all'interno dei beni confiscati. Ho chiesto poi che per quanto riguarda la dote sport e quindi la possibilità di aiutare quelle famiglie al di sotto di un determinato reddito a far fare ginnastica ai propri figli, anche nell'ottica della prevenzione di alcune malattie che purtroppo sempre più si stanno diffondendo in fasce di giovanissimi, ho chiesto appunto di implementare la dote sport di 2 milioni di euro, questo perché le richieste hanno sopravanzato i 2 milioni stanziati da Regione Lombardia di circa 1 milione e 800 mila euro, vuol dire che la richiesta c'è e bisogna soddisfarle tutte. Infine ho deciso di concentrarmi anche sugli operatori che lavorano nei centri per l'impiego, dove spesso le persone che cercano lavoro sono disperate e pur non volendo però hanno delle reazioni piuttosto violente nei confronti degli operatori. Allora ho chiesto che vengano stanziati 750.000 euro da destinare alla sicurezza degli operatori per farli lavorare in sicurezza ovviamente e nella maniera più consona possibile.